Buongiorno, 9 di mattina, un viaggio così a caso, un weekend al volo, più avanti nel video scoprirete come mai. Eccoci qua, atterrati a Da Nang. Ciao a tutti. Allora racconta un po' dell'aeroporto che ci hanno voluto col taxi. L'aeroporto? Non sappiamo che magheggio hanno fatto, ci volevano far pagare 6 volte tanto. Un calcolo mentale rapidissimo, abbiamo capito che ci hanno, però poi abbiamo preso un grab, siamo riusciti a venire sul taxi con un prezzo normale. Guardate che figata, siamo arrivati in hotel. Letto enorme, divano, cucina con tutto quello che serve, il frigo enorme, un bel bagno, vasca, bagno aperto e poi cos'altro c'è? Il balcone. Eccoci qua. Allora, come avete visto nel video prima in macchina, siamo venuti a fare questo weekend al volo a Da Nang, Vietnam, perché Davide, il mio amico fraterno dell'Italia, è venuto in vacanza qui. Dato che era stato già 4 volte in Thailandia e questa volta ha deciso di cambiare destinazione, io avevo un weekend libero, non avendo ancora match in programma, quindi ho deciso di prendere un volo al volo e venire qua 2-3 giorni a Da Nang. Ok, adesso siamo sotto l'hotel. Per una volta io sto aspettando lui, cosa molto incredibile. Penso che lui sia pronto ma non abbia visto il mio messaggio, quindi aspettiamo qui. Adesso vi faccio vedere un po' l'hotel da fuori. Abbiamo trovato il primo street food vietnamita. La bellezza di 5 baht, ovvero quanti centesimi? Minchia, un pezzo di pane o panino per 15 centesimi. Pure buono. 5 baht. Fa cagare. Non ti piace il mare? Il mare mi piace, se non mi prendo. Primo piatto in Vietnam, il pho vietnamita. Spring roll e poi abbiamo ordinato un piattino di riso, fai vedere un po'. Dai, ci sta. Buonissimo, meraviglioso. Buono, 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 buono. Paracchino di pane e siga. Metti le siga dentro il pane. Qui scalda il pane praticamente. Ah, guardate qua. E poi lo vende tipo panino alla francese vietnamita. 5.000 baht, ecco, mi sta investendo un motorino. 5.000 dong vietnamiti, penso si chiamino, per un pezzo di pane, il pane più economico del mondo. Mi piace fare il turista con la telecamera, eh? Bello, bello. Siamo venuti al Dragon Bridge, tra poco lo vedrete, c'è poche persone sul bridge. Questo è quello qua, il balut, l'uovo con il pulcino mezzo nato dentro. Madonna. Il traffico di... dov'è che siamo qua? Di Da Nang. Vediamo se ci viene addosso qualcuno. Questa è la città dei beep. Chiunque abbia un motore sotto e fa bip bip bip. Stamattina siamo venuti alla Marble Mountain, una mini montagna in mezzo alla città. Dobbiamo trovare l'ascensore, perché ovviamente hanno fatto un ascensore per salire sulla montagna. Dopo si piace il pesce, no? Come on, Stella, come on! Where do we go, Stella? Thank you.
Dov'è il viewpoint? Eccolo qua l'ascensore che hanno costruito per salire on the mountain. Siamo entrati nella cava. Ok. They say, oh my god, I see the way you shine. Però non è esagerato comunque come prezzo, ci sta. Stiamo camminando in mezzo alla strada, in una strada di montagna. Ci hanno attaccato le scimmie e ci sono quasi venute addosso le moto. Mi piacciono più queste girate così che vedere sta roba turistica. Vedere posti a caso, tutte barche di pescatori, belle. Siamo nel Subway vietnamita, solo panini. Non osatevi a chiedere condimento senza panini. Facciamo metà di tavolo e fare. No, va. Hey, you want half of mine? Yeah, one half. Ecco, ha lo stesso problema dell'altro giorno. Margarita. Ah, ma fuori? Ah, fuori? Sì. Eccoci qua, uno dei migliori locali di Da Nang. Ci cerchiamo stasera. La prima di cena ci hanno portato il liquore. Pazzi così. Crazy. Ci fanno ubriacare prima di mangiare. Cosa ti trovi tutto buono? Can I eat it? Col mango mousse on top. We have you the last call. Come? Yeah, dobbiamo trovarla come si dice in italiano. This is how's everything so far today. Sweet. Leggeli bene sulle caramelle. E qua cioccolato e ginger. Ma come fai a friggere nel bourbon? Fanno proprio un caffè con le uova dentro. Ecco sì. Come vai? Mangia. Che senso? L'esplosione. No vabbè, però l'esplosione che ti dà è poche cose. L'uovo, aspetta a fare l'uovo. Lui ha detto di mischiarlo, ma io invece non lo mischio. Yeah. E mezzo baglione sopra. Sì. Sì. L'uovo tipo zabaglione senza tutto. L'uovo è fatto lo zabaglione. Buonissimo. Pure donne.